Grazie, grazie per l'invito a essere qui oggi e grazie anche da parte della redazione dell'Industria Meccanica, che è un giornale fondato nel 1919, quindi molto vicino anche alla fondazione di questa fondazione. Nasce per aiutare l'industria italiana nascente a capire come fare a valorizzare tutto ciò che fa. Tra questa valorizzazione c'è sicuramente anche l'attenzione alla sicurezza. È stato un percorso lungo che ha coinvolto sia i datori di lavoro che i sindacati e attraverso questo magazine non abbiamo parlato solo di innovazione nella produzione, di elevazione della qualità dei prodotti, ma anche di cura e di tutela delle persone che questi prodotti poi li realizzano. Chiamo al tavolo dei relatori Diego Di Rutigliano, avvocato del lavoro. Un applauso. Daniela Pagliaga, giudice del lavoro. Cristina Maccari, segretaria CISL Torino Canavese a nome di CGIL CISL UIL. E infine Bruno Fierro di Anima Confindustria. Prego. In questa oretta che abbiamo dedicato a questo confronto, io farò una primissima domanda ai relatori, con l'auspicio di riuscire a farne anche un'altra. Vogliamo essere molto incisivi nelle indicazioni, nelle riflessioni che questi esperti del mondo del lavoro, sotto vari punti di vista, possono dare. Per cui vorremmo sfruttare l'occasione per arrivare subito alle tematiche più importanti. Iniziamo con Diego Di Rutigliano, avvocato. Il suo intervento è stato chiamato il fattore umano tra prevedibilità e prevenibilità. Lei ha un grande bagaglio di esperienze in questa materia, ha visto molte cose più o meno così compatibili anche con il concetto di lavoro e di sicurezza. Magari ce ne vuole raccontare qualcuna per riuscire a inquadrare la situazione anche in cui ci troviamo.